Un uomo che armeggia vicino ad una cisterna di olio ripreso dal sistema di videosorveglianza all'interno dell'area andata in fiamme sabato a San Valentino Torio è il punto intorno al quale starebbero ruotando le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore sull'incendio che ha distrutto camion e auto all'interno di un parcheggio e un deposito giudiziario in via Curti. È quanto riporta il quotidiano La Città di Salerno. Dall'analisi si legge nell'articolo delle registrazioni video si potrà appurare se la natura dell'incendio sarà stata accidentale o dolosa, come sembrerebbe profilarsi. L'incendio si è poi esteso all'autoparco, travolgendo una quindicina di camion ed oltre una cinquantina di auto. Ammontano a centinaia di migliaia di euro i danni, ma sarebbero stati ancora più ingenti. Il duro lavoro dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali di Salerno, Napoli ed Avellino ha contenuto le lingue di fuoco che hanno avvolto autocarri, pezzi meccanici e anche oli lubrificanti. L'ARPAC ha avviato subito le campionature per rilevare il livello di inquinamento dell'atmosfera.